Mariano, e ora le previsioni del tempo. Ritroviamo con piacere i meteorologi del CETAMS dell'Università dell'Aquila. Diamo il buongiorno a Ida Maiello. Buongiorno e ben ritrovati ad una nuova stagione di appuntamenti con le previsioni meteo a cura del CETAMS. Avvio di settimana con tempo perturbato a causa di un minimo di pressione presente sull'Europa centro-orientale, situazione che influenzerà le condizioni meteo soprattutto sui settori adriatici della nostra penisola. Oggi sull'Abruzzo al mattino avremo una maggiore instabilità lungo la fascia costiera, con fenomeni che potrebbero risultare più intensi sul teramano. Nel pomeriggio il rischio di precipitazioni sparse con quantitativi cumulati da deboli a moderati sarà più probabile a ridosso dei rilievi principali. Per quanto riguarda le temperature, vi segnaliamo le massime in lieve diminuzione, in particolare sui settori orientali della regione. La ventilazione sarà generalmente dai quadranti nord-orientali al mattino, con rinforzi lungo la costa, debole in rotazione da est nel pomeriggio. La giornata di martedì 26 si aprirà con tempo discreto, senza fenomeni significativi, mentre nelle ore pomeridiane precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio, saranno più probabili lungo la fascia appenninica e zone pedemontane. Temperature sia minime che massime, senza variazioni di rilievo, ma comunque di poco al di sotto delle medie di stagione. Venti tra deboli e moderati da est sui settori orientali, variabili altrove. In chiusura diamo anche uno sguardo alla tendenza per mercoledì, giornata ancora all'insegna della variabilità, con alcuni spunti di instabilità pomeridiana, ma per maggiori dettagli vi rimando all'appuntamento di domattina. Per oggi dal CETAMS è tutto, continuate a seguirci sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook. Linea a voi in studio.